Sono iniziati la scorsa settimana ad Atena Lucana Scalo i lavori per la realizzazione del collettore che consentirà l'eliminazione del vecchio depuratore di località Barre, canalizzando le acque reflue di tutta la zona industriale atenese al nuovo depuratore di ultima generazione di località Maglianello. Si tratta di un'importante svolta ambientale ed economica per il comune di Atena Lucana, dopo che ad ottobre del 2012 i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno avevano apposto i sigilli di sequestro proprio nella frazione di Atena Scalo a due impianti comunali di depurazione per diverse irregolarità riscontrate. L'autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo degli impianti e aveva anche nominato custode giudiziario Sergio Annunziata, all'epoca sindaco del comune di Atena Lucana ed attuale vice sindaco. Il comune dopo pochi giorni aveva sanato le anomalie riscontrate, ma viste le vetuste condizioni del vecchio impianto di depurazione aveva deciso la sua sostituzione. Ora la vicenda vede un'importante svolta con l'eliminazione del vecchio depuratore di località Barre. Al termine dei lavori per il nuovo collettore e delle relative pompe, le acque reflue della zona saranno convogliate nel nuovo efficientissimo depuratore di ultima generazione di località Maglianello. I lavori in corso sono stati finanziati con 50.000 euro di fondi comunali e dovrebbero concludersi entro la fine di gennaio. L'amministrazione comunale conta di risparmiare circa 35.000 euro in un anno. Attraverso l'efficienza e l'innovazione garantite dalla svolta nel settore della depurazione e dalle mancate spese collegate alla gestione del vecchio depuratore di località Barre. Grande la soddisfazione del vice sindaco Sergio Annunziata. Il nuovo depuratore di ultima generazione, sottolinea, garantisce alla comunità di Atena Lucano un consistente risparmio economico, con un servizio migliore e minori spese. Ora copriamo con efficienza la zona commerciale di Atena Lucana, conclude Annunziata, non solo per quello che riguarda la raccolta differenziata e il ciclo dei rifiuti, ma anche nel settore della depurazione. Insomma, serietà ed efficienza al servizio dei cittadini e dell'ambiente.